sorprendente, vorrei dire, per certi versi inaspettata, considerato una tubazione attorno alla quale si va ad apporre una guaina di isolante. Si sa che la tubazione convoglia un fluido caldo, laddove all'esterno c'è un fluido freddo, ne scaturisce che questo salto di temperatura è causa di un flusso di calore. La posizione dell'isolante si può ritenere concorra a diminuire il flusso di calore che è naturalmente orientato dall'acqua supposta calda verso l'ambiente circostante supposto più freddo. In realtà le cose non stanno proprio così o non necessariamente stanno così. Basta considerare che lungo la propria corsa dal caldo verso il freddo, il calore sulla sua strada incontra delle resistenze, degli ostacoli da dover saltare. C'è una resistenza che è associabile allo spessore, al tipo di materiale che costituisce la tubazione, che chiameremo resistenza conduttiva, e altre resistenze non tangibili che sono resistenze cosiddette di interfaccia. Le resistenze di interfaccia hanno una proprietà che le connota in maniera marcata, sono inversamente proporzionali alle aree di scambio. Faccio questa sottolineatura perché nel passare dall'interno verso l'esterno della tubazione è chiaro che il calore si trova ad affrontare, a disporre, per così dire, di aree di scambio via via crescenti. Dunque la resistenza di interfaccia lato aria è inferiore alla resistenza di interfaccia lato acqua in virtù dell'accresciuto raggio che connota la generatrice esterna del tubo. Mettiamo a questo punto insieme i pezzi che abbiamo delineato fino a qua. È chiaro che apporre l'isolante comporta da un lato in via tendenziale un aumento di resistenza di tipo conduttivo, ma dall'altra parte si sperimenta una diminuzione di resistenza in virtù dell'aumentata area di scambio che il calore si trova ad attraversare proprio in virtù dell'aumento di spessore. I due effetti sono evidentemente in contrapposizione tra loro, in competizione. C'è uno spessore che è detto non a caso spessore critico, in concomitanza del quale accade che l'aumento di resistenza conduttiva sia vanificato dalla diminuzione di resistenza di interfaccia e dunque prevale l'aumento di calore scambiato rispetto al caso in cui il tubo è nudo. Questo fenomeno, ad esempio, si rende manifesto allorché si pensa ai cavi elettrici. La guaina isolante, che evidentemente ha una funzione elettrica e di sicurezza, riveste anche un pregio termico, perché se è vero che un cavo percorso da corrente si riscalda, essendo lo spessore, diciamo, dell'ordine dello spessore critico, accade che il calore che si produce per effetto Joule venga smaltito in maniera più agevole proprio grazie all'apposizione della guaina isolante.